25esima edizione della Pescara Castiglione, ormai diventata una classica del ciclismo abruzzese che varca anche i confini della nostra regione. Sì, perché le società, come hai detto bene, vengono un po' da tutta Italia. Quest'anno abbiamo oltre 21 società, abbiamo dovuto addirittura limitare gli iscritti a 120 per motivi di sicurezza. Un percorso che quest'anno varia leggermente rispetto alle passate edizioni, però rimane sempre un percorso in grado di dare sicuramente dei nomi nuovi al ciclismo che conta, perché se guardiamo l'Albo d'Oro troviamo diversi nomi impegnati attualmente tra i professionisti. Negli anni passati transitavamo a Castiglione Messeremondo due volte, compreso l'arrivo. Quest'anno affronteremo la salita di Montefino, che è una salita inedita, nonostante abbiamo variato diverse volte il percorso, ma questa salita non è stata mai affrontata. La pendenza più o meno è la stessa, siamo intorno al 6%, quindi tecnicamente rimane sempre un percorso molto valido. Noi abbiamo avuto un marzo terribile a causa del maltempo. Castiglione purtroppo è uno dei paesi più disastrati in Abruzzo. Però nonostante le mille difficoltà e problematiche economiche che ormai attanagliano tutti i piccoli comuni, l'impegno nostro a livello sportivo è sempre il massimo e cerchiamo di onorare nel migliore dei modi questa gara che ormai è diventata una classica con arrivo a Castiglione. Per noi è un grande onore insomma, ospitare una manifestazione del genere, soprattutto perché è riservata a allievi che rappresentano come ragazzi il futuro dello sport. È una gara intitolata a un amico scomparso, il compianto di Nociani, scomparso nel 2003. Come ho già detto anche in precedenza, era veramente uno sportivo vero e quindi un nostro ricordo, e siamo vicini come sempre alla famiglia che anche quest'anno partecipa attivamente per l'organizzazione di questo memorial.